Presidente, oggi si parla di economia circolare, sviluppo sostenibile. Voi come Consorzio di Sviluppo dell'Area Industriale di Napoli siete sicuramente già impegnati su questo fronte, in che modo? Noi lo siamo da tempo, da quando ci siamo insediati, quindi circa 5 anni fa, abbiamo cercato di recuperare un ruolo fattivo delle ASI e in questo momento è ancora più determinante per effetto dell'istituzione della prima zona economica speciale in Campania, che coinvolge ben 6 dei 7 agglomerati dell'ASI Napoli. E il tentativo è appunto quello di allocare all'interno delle aree ZES le industrie che in qualche modo siano capaci di creare economia circolare, quindi allocando in quelle aree prossime tra di loro tutte quelle che possono essere interessate da un ciclo di produzione unico. Ecco, lei ovviamente dialoga molto con le aziende, che tipo di approccio nota verso questo sistema, insomma, che è ancora comunque nascente di economia circolare? C'è sensibilità oppure insomma c'è ancora molto da fare, soprattutto dal punto di vista informativo, secondo lei? Guardi, io muovo da un presupposto che è quello che questo sistema, che vuole essere considerato come un sistema nuovo, in realtà nuovo non è, ma è l'applicazione pratica di un principio normativo che è introdotto da tempo nel nostro ordinamento, e le aziende sono fortemente interessate all'applicazione pratica di questo principio se accompagnato da regole che sono di semplificazione burocratica, e cioè chiedono alle istituzioni che pure promuovono, tentano di promuovere l'applicazione pratica di questo principio, di essere prima loro attrici protagonisti, nel senso da semplificare le procedure per l'allocazione delle aziende e per consentire loro di avere un'applicazione piuttosto semplice del concetto. Ecco, per chiudere, spostando l'attenzione anche più sul consorzio, si avvicina adesso il 2020, volendo fare un po' un bilancio dell'attività di quest'anno, un po' di, non so, c'è qualche risultato in particolare che insomma le sta a cuore di quelli conseguiti, e poi per il 2020 un po' di priorità, quali insomma sono le priorità verso le quali vi muovete? Sì, il bilancio dell'anno è estremamente positivo sotto il profilo dell'allocazione di nuove industrie, e penso ad Amazon, che siamo riusciti ad insediare nell'agglomerato di Arzano con tempi burocratici limitati al massimo. Penso alla grande sinergia realizzata con l'interporto di Nola e con il CIS e con tutta quell'area industriale di Nola, che ha visto l'allocazione di nuove industrie per 1 milione di metri quadrati. Quindi un bilancio estremamente positivo per tutto il territorio produttivo, ovviamente un bilancio che va ulteriormente migliorato per effetto delle prospettive che sono in cantiere per il prossimo anno.